cioè, un posto veramente fantastico. Ovvero uno story time, uno storytelling, ovvero un racconto della mia prima esperienza allo stadio a vedere una partita di calcio live, in particolare, come si può ben vedere, la partita della Roma, ma in generale credo che questo possa essere il racconto delle emozioni che qualunque tifoso prova alla sua prima esperienza live, no? Di una partita. Io sono una, diciamo, tifosa recente, è dal 2015 che tifo Roma e non sono espertissima di calcio, infatti non mi pronuncio mai in commenti tecnici o commenti critici a certi schemi di gioco, a certe giocate, perché non ci capisco niente, lo dico apertamente. Però mi ha subito colpito il modo di tifare, no, dei romanisti. E quindi mi sono incuriosita e ho iniziato ad ascoltare la radio, Radio Roma, sì, Radio Roma, Roma Radio, che è proprio quella ufficiale che trasmette da Trigoria, che poi all'epoca, per qualche anno, ha avuto anche un canale su Sky, quindi li vedevo proprio, no, questi personaggi, e che non parlavano solo di calcio, facevano anche altri tipi di programmi, anche di intrattenimento, e quindi mi sono sembrati sempre da subito simpaticissimi. E quindi li ho subito seguiti con piacere e ormai io ascolto solo ed esclusivamente Roma Radio. E quindi mi sono appassionata sempre di più alla Roma, anche se è una squadra che sinceramente vince poco, però non fa niente, mi piace tifare Roma. E ho avuto l'occasione, l'idea anzi, di andare a vedere una partita perché non ci potevo stare più, no? Perché vedere sempre in televisione i giocatori, le partite, ok, però hai anche voglia di vivere quelle emozioni, o comunque anche negative, no? Magari a volte anche emozioni negative, direttamente insieme a loro. E però avevo delle esigenze particolari, nel senso che avrei voluto andare ad una partita che fosse di sabato, possibilmente nel tardo pomeriggio, e che mi permettesse quindi di andare, di tornare con calma a casa, di riposarmi e poi di ricominciare lunedì con il lavoro. E sinceramente non è facile, con il calendario che c'è, trovare una partita di sabato. E mentre ero al mare quest'estate ho visto Juve-Roma, che c'è stata ad agosto, di sabato appunto, e fantastico perché era alle 18.45, 18 e mezza, insomma, no? Quindi era proprio ideale, perfetta. Sono riuscita a trovare i biglietti, non so come, perché era già tardissimo e lo stadio, l'Allianz Stadium, piccolo, era già tutto praticamente quasi esaurito, però i biglietti li ho trovati. E quindi ho fatto tutto di corsa, prenotato i biglietti, prenotato il treno e un piccolo albergo vicino alla stazione e via. E sono partita. E devo dire che è stato tutto molto comodo. Come prima esperienza io ho voluto fare questa in uno stadio non troppo grande, in uno stadio che fosse moderno e comunque facile da raggiungere, perché è ovvio che una partita della Roma vera la si vive all'Olimpico. Io però all'Olimpico ci sono stata qualche anno fa, prima del Covid, al concerto di Tiziano Ferro, e devo dire che raggiungere lo stadio olimpico non è stato per niente facile, e comunque è più una bolgia. E quindi ho pensato che come prima esperienza andasse bene un qualcosa di più tranquillo.
e ho optato per questo. E devo dire che è stato tutto super super comodo, perché c'è il Frecciarossa che è comodissimo. Io praticamente ho un appartamento a Perugia, un secondo appartamento a Perugia, che è più un attico, diciamo, perché è proprio al nono piano, è in cima a un palazzo ed è proprio sopra la stazione del treno, e ho visto che c'è il Frecciarossa che parte proprio da Perugia, infatti arriva la sera verso le 10:30, alle 11, sta lì e riparte la mattina alle 5 e qualcosa ed è diretto a Torino, quindi è comodissimo, perché è facilissimo, perché io sono partita da casa mia venerdì pomeriggio, venerdì sera, sono andata a Perugia con tutte già le valigie pronte, insomma delle cose che volevo portare via, ma non erano tantissime perché stavo via sì e no 2 giorni. E ho dormito nel mio appartamento a Perugia, la mattina mi sono alzata, sono scesa senza prendere macchina, senza preoccuparmi del parcheggio, niente, ho preso il Frecciarossa e prima delle 11 ero già arrivata a Torino a Porta Susa. Una cosa divertente che è successa proprio in mattinata e che io ho preso come un segno del destino positivo, e cioè che comunque la giornata, l'esperienza non sarebbe stata negativa, perché io avevo dei dubbi che andare allo stadio non mi piacesse, perché sì, è vero che ero stata al concerto di Tiziano Ferro, ma il concerto non è paragonabile ad una partita di calcio e io odio i luoghi eccessivamente affollati, il contatto ravvicinato con la gente, e devo dire che queste sensazioni, queste fobie sono aumentate dopo il Covid. E quindi non sapevo bene come avrei preso questa esperienza allo stadio, e comunque la mattina mentre andavo sul treno, insomma in viaggio verso Torino, ho deciso di scrivere un messaggio a Roma Radio, che loro lì hanno WhatsApp, no? E leggono i messaggi, ma un messaggio molto blando, molto semplice, senza nessuna aspettativa, del tipo che avevo scritto: in viaggio verso Torino condivido con voi la gioia di vedere per la prima volta la Roma dal vivo, e forza Roma, dagli Roma, una cosa del genere avevo scritto. Quando sono arrivata in albergo, siccome comunque era presto perché appunto era prima di mezzogiorno, mi sono un attimo riposata, rinfrescata e tutto, ho acceso, mi sono sintonizzata su TuneIn, perché Roma Radio non c'è più su Sky, la stazione, la frequenza è comunque una frequenza debole, che fra l'altro in casa mia, come proprio stazione radio, sulla radio, si sente solo ed esclusivamente nel mio bagno, dove ho posizionata la radio, né più in là, né più in là, né più in un'altra stanza, no, solo lì. Quindi è proprio un segno del destino, secondo me, che io dovessi tifare la Roma e ascoltare Roma Radio. E comunque adesso è molto semplice, perché adesso è tutto su in streaming, su TuneIn, quindi l'ascolto ovunque. Però mi piace pensare che dentro casa, se io voglio ascoltare la radio, la posso ascoltare solo lì. Insomma, arrivo in albergo, tutto quanto, mi sintonizzo su TuneIn per sentire cosa stessero dicendo, perché comunque la partita di per sé, Juve-Roma, è una partita importante, sentita fra due grandi squadre, e noi finora poi non avevamo neanche affrontato squadre importanti, grandi, quindi era la prima partita importante del campionato. Ho tempo, nemmeno un minuto, vi giuro, nemmeno un minuto, e hanno letto il mio messaggio in diretta. Io lì contentissima, l'hanno anche commentato, cioè del tipo, hanno detto qualcosa tipo: ah, chissà se la nostra amica già è arrivata, perché non specifica con che mezzo si sta muovendo, però secondo me sarà già arrivata, insomma, commenti del genere. E io lì felicissima, perché l'ho preso come un segno del destino. Insomma, poi con calma mi sono diretta verso lo stadio, perché comunque avevo deciso di pranzare lì, per arrivare allo stadio si prende la metro. Io ho preso la metro perché il mio albergo era vicino a Porta Susa, ho preso la metro e c'è un biglietto unico che vale per la metro, per il pullman, tutto il giorno, quindi è anche pratico, 4 euro. E ho preso la metro fino al centro, poi dal centro ho preso un pullman che mi ha portato vicino allo stadio. Vedi che ho fatto un po' di percorso a piedi e sono arrivata allo stadio e ho pranzato a Rosso Pomodoro, ho preso un pezzo di pizza
poi ho fatto un giro lì, e il mio desiderio era quello di vedere arrivare il pullman della Roma. Ovviamente non pretendevo di vedere i giocatori, quello sarebbe stato impossibile, però almeno il pullman, quello che vedo sempre in televisione, no? Vederlo dal vivo. E mi ero posizionata in un punto e sapevo che sarebbero passati da lì, anche perché c'erano già gli steward sulla strada pronti a bloccare il traffico al momento dell'arrivo, insomma, del pullman, insomma, era lì. Però aspetta, aspetta, e questo pullman non si vedeva. Poi a un certo punto hanno aperto i cancelli, era anche parecchio caldo, anche se stavo all'ombra, però era caldo. Dico, vabbè, ok, non fa niente, tanto è un pullman. Mi sono diretta al mio posto, anche perché non sapevo quanto mi ci sarebbe voluto per entrare con i controlli. Invece devo dire che i controlli ce n'erano un paio da superare, però sono stati velocissimi, anche perché gli ingressi sono parecchi, quindi la gente non è tutta affollata in quel punto. Sono entrata, ho fatto un giro fuori intorno nello stadio e vabbè, non sono tifosa della Juve, però devo dire che è bello perché ci sono tutte le immagini dei vecchi giocatori, insomma, è bello come stadio e ho preso il mio posto e ho aspettato. Ovviamente, allora, il prepartita, ovviamente, bello è quello all'Olimpico, perché è un prepartita essenzialmente romanista. Si cantano solo canzoni romaniste. E il prepartita all'Allianz mi ha un po' delusa, perché hanno invitato un DJ, credo, io non lo conosco, con i capelli verde corvino, verde ramarro, e che si chiama Mace. Ma c'è, boh, non lo so, ho visto un po' su Google e ho visto che è un DJ che pubblica anche delle canzoni, ma io non conosco, e sinceramente c'era questa musica che era un po' quella musica da locale, tutta uguale, e sinceramente non è che mi ispirasse particolarmente, però è stato bello perché comunque a un certo punto hanno fatto anche un po' di giochi di luce, con le luci quelle tipiche dell'Allianz, anche se ovviamente era giorno, quindi si è visto poco. Ma poi c'è stato il momento dell'ingresso in campo dei giocatori e io lì ho visto arrivare, non mi ricordo bene adesso chi c'era, Abraham sicuro, Pellegrini e Matic, e poi non mi ricordo chi altro c'era, ho fatto appunto il video, e hanno fatto un primo ingresso lì al campo per il check, no, del campo, e io già lì ero emozionata perché vedevo questi calciatori che io ho sempre visto solo in televisione o sui social, e invece li vedevo dal vivo, erano veri, che poi tra l'altro sono riuscita a trovare anche un posto fantastico perché era in alto. Sugli spalti e sulle gradinate e centrale, per cui avevo proprio una visuale completa di tutto il campo e i biglietti sono costati tantissimo. Io ho pagato 120 euro il biglietto più altre 20 euro tasse varie, prevendite, cose varie, quindi 140 euro di biglietto, però devo dire che la visuale era perfetta. E poi vabbè, sono entrati tutti quanti perché hanno fatto il riscaldamento. Anche lì mi è piaciuto vedere il riscaldamento, non l'avevo visto mai il riscaldamento, quindi mi è piaciuto, ho visto Dybala, ho visto tutti i giocatori. E poi è iniziata la partita, che è andata come è andata. A me sinceramente ciò che interessava non era tanto andare lì a fare la sborona, la Roma deve vincere, sinceramente ero interessata il giusto al risultato. Il mio desiderio era di godermi l'esperienza e devo dire che anche vedere e sentire i 2000 tifosi romanisti è stato bello perché si sentivano. E perché devo dire che i tifosi juventini non sono come quelli romanisti, assolutamente no. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è che la partita sappiamo tutti com'è andata e soprattutto il primo tempo sappiamo tutti com'è andato. Quindi mi è dispiaciuto vedere che un po' di romanisti nell'intervallo siano partiti. Per cui all'inizio del secondo tempo alcuni posti, un bel po' di posti erano vuoti. Questo mi è dispiaciuto perché di fatto la squadra la devi sostenere, no? E è facile sostenere chi vince sempre e sostenere appunto quella più forte, ma è bello anche
affrontare insieme momenti difficili. E sono contenta però perché questi che sono andati via non hanno potuto vedere il gol di Abraham sul passaggio in rovesciata di Dybala, che è stato fantastico. Cioè lì per lì io non ecco ho capito cosa è successo perché è tutto troppo veloce, però poi rivedendolo sui social ho visto che è stato veramente un gran gol. La cosa comunque bella è stata che ogni tanto si sentivano partire il coro da questi tifosi romanisti e si sentiva nettamente in tutto lo stadio: i tuoi colori sventolo, i brividi mi vengono, non mi stanco mai di te, forza grande Roma. Si sentiva proprio nettamente e questo mi è piaciuto, mi ha emozionata tantissimo. L'unica nota dolente della giornata, a parte quando sono uscita che c'era il temporale con questi lampi, con questi tuoni, e io lì avevo un po' di paura proprio del pericolo comunque che il temporale estivo comporta, e quindi mi sono un po' sbrigata a riandare al pullman, mi sono sbrigata a cenare e poi a tornare in albergo. Però a parte questo maltempo, l'unica cosa negativa di tutta questa esperienza è stata uno juventino napoletano che era un sedile da parte a me, di fianco a me, e lui per tutta la partita, ma guarda, ve l'assicuro, per tutta la partita ha commentato anche con gli insulti ogni singola cosa che succedeva in campo. Una cosa allucinante, ma io non capisco come... perché comportarsi in questo modo? Allora, di fatto le tue lamentele, i tuoi insulti, il tuo disappunto magari su come gioca la tua squadra, tanto se te lo esprimi sullo spalto a loro non gli arriva, per cui è inutile urlare, dire parolacce in quel modo, insultare quelli che stanno giocando come se fossero tutti incapaci di fare il loro lavoro, ma semplicemente, cioè, stanno lì a giocare e io vorrei vedere te a posto loro. Insomma, è facile da fuori criticare, no? Ecco, l'unica nota dolente è stato sto tizio che per tutta la partita io ho dovuto sentire qui chiaramente nelle mie orecchie lamentarsi con la Juve, con i giocatori della Juve, e non si poteva sentire. Però a parte questo, quando partivano i cori dei romanisti sorpassavano anche lui. E a parte questo, devo dire che l'esperienza mi è piaciuta tantissimo, anche il ritorno è stato comodissimo. Ho fatto una... solo che per il ritorno il Frecciarossa non era diretto a Perugia, ma si fermava a Firenze. Dopodiché a Firenze bisognava prendere una cosa chiamata Freccialink. Siccome io non viaggio mai in treno, non conosco queste cose. Ho scoperto essere un pullman, quindi Firenze-Perugia l'ho fatto in pullman e devo dire comodissimo, anzi forse anche meglio del treno, e quindi come viaggio è stato veramente comodissimo e per niente stancante. E ovviamente il mio sogno adesso è di andare all'Olimpico e ho visto che ci potrebbe essere una partita, non ricordo bene contro chi, a novembre, il 13 se non sbaglio, che potrebbe essere la partita ideale, viste le mie appunto esigenze lavorative, esigenze di vita, e potrei andare a provare questa esperienza all'Olimpico, perché sicuramente io un'altra partita la voglio rivedere. Io spero che il mio story time vi sia piaciuto e che sia riuscito a trasmettervi le mie emozioni, proprio perché a me è piaciuto tantissimo. Al di là del risultato, al di là di come ha giocato la squadra, è stata una bella esperienza. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video e ovviamente vi aspetto su Instagram. E ciao a tutti!